la stanza attuale del nostro sindaco, la stanza di rappresentanza. Nella fiction è la stanza del questore di Montelusa. All'interno del municipio di Scicli i set cinematografici sono due: al piano terra il set cinematografico del commissariato di Vigata, al primo piano la questura di Montelusa. Quindi quando Montalbano prende la macchina e va a Montelusa a litigare col questore, in realtà non è vero niente, sale semplicemente le scale e dal piano terra arriva al primo piano. In televisione la stanza sembra molto, molto più grande per due motivi: uno, perché allungano i tempi di percorrenza impiegati appunto dal commissario a raggiungere e arrivare insomma a sedersi davanti al questore, enfatizzando il fatto che lui lì non ci si vuole sedere. È chiaro quindi che allungando i tempi di percorrenza dilatano anche lo spazio. E il secondo motivo per cui in televisione sembra molto più lunga è perché le riprese vengono fatte dalla stanza adiacente, dove c'è la segreteria del sindaco. Questa scrivania invece è l'unica che esiste in Italia, tanto unica che se la sono venuti a prendere quando hanno fatto la diretta con Fabio Faccio. Tutto è estremamente scenografato nei minimi dettagli, comprese le lettere a Salvo Montalbano, che sono scritte, custodite, inviate, indirizzate, e anche se voi non vedrete mai al commissario Salvo Montalbano, Ministero dell'Interno, è una cosa che voi nel film non vedete. Ma anche gli interrogatori, ci sono gli interrogatori, ci sono le indagini, ci sono gli indiziati, ci sono gli appunti, come se, perché quando Zingaretti entra è il commissario.